Nel video precedente abbiamo visto tre ragioni per aprire un secondo canale YouTube. Se non l'hai già visto e sei indeciso sul fatto di aprire o meno un secondo canale, ti consiglio di guardarlo. Ma prima rimani con me nel video di oggi, perché voglio parlarti delle tre ragioni per non aprire un secondo canale YouTube. Ciao, sono Paolo e nel video di oggi vediamo tre buoni motivi per non aprire un secondo canale YouTube. Se hai visto il video precedente avrai capito che ci sono alcuni vantaggi nel farlo e se ti ritrovi in una delle tre situazioni descritte appunto in quel video, allora ti consiglio quantomeno di prendere in considerazione la cosa. Ma ogni tanto mi capitano persone in consulenza o che magari mi scrivono email descrivendo delle situazioni per le quali credo non sia sensato partire con un secondo canale YouTube oltre al primo. Vediamole insieme. La prima motivazione è chiaramente il tempo. È scontato, lo so, ma tante persone non ci ragionano. Se ti sono richieste X ore mensili per gestire un canale YouTube singolo, va da sé che quantomeno devi raddoppiare quell'ammontare di ore affinché comprendano anche il secondo. E questo chiaramente se vuoi lavorare bene. Ti sconsiglio di aprire un secondo canale, a maggior ragione se hai già poco tempo da dedicare al primo. Teoricamente infatti dovresti mantenere la stessa frequenza di pubblicazione del primo e se fai già fatica con uno figuriamoci con due. L'unica eccezione a questo è quando hai un primo canale che va molto bene e puoi lasciarlo andare per un po'. Con questo non intendo abbandonarlo ma magari pubblicare un po' meno mentre ti focalizzi sul secondo. Ecco, diciamo che in questa situazione potremmo avere un'eccezione a quanto ti ho detto prima. Ma se fatichi col primo, non mi sento di consigliarti di aprirne un altro. La seconda motivazione per cui non aprire un secondo canale è la competizione che c'è all'estero. A meno che tu non sia veramente obbligato a farlo per ragioni commerciali o per altre, aprire un secondo canale, specialmente in inglese, non è consigliato perché ti espone ad una competizione notevole. Chiaro che se parli di argomenti così di nicchia da essere quasi l'unico al mondo a farlo, difficile, ma può capitare, allora avrai poca competizione a livello globale. Ma se invece volessi parlare di gadget tecnologici, per esempio, beh, allora sappi che la strada per il successo è lunga. Migliaia di canali fanno già questa cosa, farsi notare non sarà così semplice. Quindi ti sconsiglio di aprire un secondo canale in un'altra lingua se pensi che sarà più semplice. Certo, il pubblico potenziale è più ampio, ma lo è anche la competizione. Infine, la terza motivazione per non aprire un secondo canale YouTube è la mancanza di competenze. Spesso vedo persone che mi contattano chiedendomi se abbia senso aprire un secondo canale, magari all'estero, visto che in Italia non riescono a far funzionare le cose. Pensano che siccome c'è più gente a disposizione come pubblico potenziale, allora ci sono più possibilità di successo. È vero che il pubblico è più vasto, ma vale quanto detto prima, la competizione è più elevata ed è anche molto più elevato il numero di persone che hanno capito come si lavora su questa piattaforma. Se non riesci a farlo funzionare decentemente in Italia, insomma, lascia perdere l'America. Quindi assicurati di acquisire le giuste competenze e impara a lavorare bene su YouTube. E se lo vorrai, controlla i miei corsi, sicuramente ti potranno aiutare. Trovi il link qui sotto. Bene, queste sono le tre ragioni per cui mi sento di sconsigliare di aprire un secondo canale YouTube. Cosa ne pensi? Condividi quanto ti ho detto? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook ed Instagram e visita il mio sito paologrisendi.com. A presto, ciao!